Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo webinar del ciclo Dati aperti dalla teoria alla pratica, dati che creano valore. Ricordo a tutti che questo è il secondo webinar del ciclo di webinar che abbiamo pensato sulla corretta applicazione delle nuove linee guida che sono in corso di approvazione, mentre aspettiamo che i partecipanti riempiano l'aula e si colleghino al webinar. Io mi prendo qualche minuto giusto di introduzione del webinar e di presentazione dei relatori. Oggi, come vi dicevo, siamo al secondo appuntamento del ciclo e parleremo in particolare dei dati degli high value dataset. I dati che creano valore in particolare per l'economia, la società, e quindi ci focalizzeremo in qualche modo, no, sull'impatto economico e sociale dell'apertura dei dati. Il primo appuntamento della passata settimana l'abbiamo dedicato alla fase di identificazione e analisi e la mappatura dei dati dell'organizzazione, dell'ente, dell'amministrazione. Nella fase iniziale, quindi nella fase di progettazione di una pratica e di un processo di apertura dei dati. I prossimi appuntamenti saranno piuttosto stringati e quindi nel corso delle prossime 3 settimane, il 7, il 14 e il 21 febbraio, completeremo il ciclo di webinar con le fasi successive che abbiamo identificato nelle linee guida e che sono dedicati alla modellazione e all'arricchimento dei dati, agli aspetti legati alla qualità e quindi alla validazione dei dati da pubblicare e poi diciamo alla fase finale, effettivamente alla pubblicazione e al riutilizzo dei dati stessi. Abbiamo un'agenda piuttosto fitta, quindi vi presento soltanto sinteticamente i relatori a questo webinar. Ci introduce un po' il tema. Con le ultime novità, in particolare faccio riferimento al regolamento europeo su appunto i dati ad elevato valore che è stato pubblicato la passata settimana nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. E quindi questa è un'importante novità che aspettavamo da tempo e che è stata anche inserita all'interno delle linee guida, seppur in attesa di una sua definitiva entrata in vigore. E quindi Antonio ci farà un po' un'introduzione generale del webinar toccando i punti principali. Successivamente avremo Leonardo Donnaloia che ci farà un approfondimento sui dati di elevato valore con particolare riferimento al framework europeo di interoperabilità dei dati territoriali. Avremo poi un intervento del Dipartimento della Protezione Civile relativamente agli aggregati strutturali e ai dati relativi ai centri storici esposti al rischio sismico. Successivamente la presentazione di un progetto europeo DIDAS, quindi della piattaforma collaborativa per l'analisi dei dati dinamici, un'esperienza interessante che è stata portata avanti a livello europeo. E in ultimo l'intervento di Francesco Branda dell'Università degli Studi della Calabria che ci racconterà l'esperienza sull'apertura dei dati epidemiologici e quindi facendo un riferimento specifico ai dati, all'apertura dei dati della ricerca, che sono una delle novità importanti delle nuove linee guida. Cercheremo di dedicare qualche minuto alle vostre domande, quindi alle risposte dei relatori, di coloro che intervengono. Potete scriverle in chat e poi faremo noi una sintesi. Se avremo tempo, speriamo, di avere qualche minuto da dedicare a questo aspetto, altrimenti comunque ci prenderemo l'impegno di rispondervi poi pubblicando le risposte in un file che troverete direttamente sulla pagina Eventi PA, del webinar. Io con questo avrei completato. Vi ricordo che è in fase di partenza la prima edizione del MOOC, del Massive Online Open Course, dedicato ai dati aperti.
Abbiamo raggiunto già il limite di presenza di partecipanti per la piattaforma e nei mesi successivi, nelle prossime settimane, organizzeremo sicuramente una ed seconda edizione del corso. Aggiungo che nel pomeriggio, appena disponibili, appena possibile, pubblicheremo le slide e i materiali degli interventi sempre sulla pagina Eventi PA del webinar. E quindi potrete ritrovare le presentazioni che saranno presentate appunto durante questa ora e mezza di webinar. Non mi prendo altro tempo, visto che abbiamo tanti interventi e tanti partecipanti, quindi passerei la parola ad Antonio, al quale chiedo di avviare webcam e microfono. Vediamo se è in Eccomi. arrivo. E gli lascio la parola per l'introduzione e l'inquadramento dei temi che affronteremo in questa ora e mezza. Grazie. Grazie Antonio, se Grazie ci sei. Ugo, buongiorno a tutti. Allora, come detto, praticamente oggi faremo un focus ulteriore sulle categorie di dati che abbiamo un po' accennato nel webinar, nel primo webinar, quindi la scorsa settimana, in cui, come diceva Ugo, abbiamo trattato un po' la fase di identificazione e di analisi. Poi nel prossimo webinar, praticamente modellazione, poi passeremo a qualità e validazione e quindi pubblicazione. Nella fase di identificazione noi abbiamo evidenziato la raccomandazione presente nelle linee guida, che è quella di definire un percorso di apertura che può essere anche inserito nel piano triennale ICT della singola pubblica amministrazione, indicando anche di definire priorità nell'apertura stessa dei dati. Uno dei criteri per definire queste priorità era proprio quello di considerare quelle categorie di dati che la direttiva Open Data indica aventi un alto potenziale dal punto di vista sociale, ambientale e economico soprattutto, proprio perché parlando di dati aperti ovviamente parliamo di riutilizzo, senza riutilizzo come sapete non si parla e non possiamo parlare di dati aperti. Queste tipologie di dati che la direttiva indica esplicitamente sono i dati dinamici, dati di elevato valore e dati della ricerca, e per ciascuno di questi oggi vedremo delle applicazioni concrete che ci evidenzieranno praticamente scusate, che ci ev evidenzieranno ev eventuali criticità incontrate nel processo di apertura e le potenzialità e quindi l'eventuale riutilizzo che ne è nato dopo l'apertura stessa. Lo accennava Ugo, nell'ambito dei dati di elevato valore, quindi la categoria, diciamo, e la tipologia di dati che abbiamo accennato la scorsa settimana, proprio qualche giorno fa è stato pubblicato il regolamento applicativo della direttiva Open Data, regolamento 2023-138. Questo regolamento entrerà in vigore il 9 febbraio, quindi tra qualche giorno, ma sarà applicabile dal 9 giugno 2024. Quindi praticamente la Commissione europea da più di un anno, quindi 16 mesi, a tutti gli Stati membri in modo che ci si possa adeguare alle indicazioni che sono inserite in questo regolamento proprio in relazione a questa particolare tipologia di dati. Ma quali sono in concreto i dataset che sono individuati come dati di elevato valore dalla Commissione europea e che quindi sono comuni a tutti gli Stati membri, questo per garantire anche l'interoperabilità tra utenti dei vari Stati membri che possono riutilizzare quindi questi dati. La direttiva Open Data aveva già individuato sei categorie, che sono dati geospaziali, dati relativi all'osservazione della Terra e dell'ambiente, dati meteorologici, dati statistici, dati relativi all'impresa e dati relativi alla mobilità. Per ciascuna di queste categorie, che ripeto era stata già individuata dalla direttiva Open Data, il regolamento europeo che abbiamo citato individua alcuni specifici dataset che vedete elencati nella slide, giusto per fare qualche esempio. Per i dati geospaziali ci sono minuti amministrative, nomi geografici, le particelle o parcelle catastali, edifici e così via.
dati relativi all'ambiente o all'osservazione della Terra, quindi siti protetti, idrografia, geologia e così via. Ovviamente quando vedete i puntini significa che l'elenco è molto più lungo rispetto a quello presente nella slide. Quindi la stessa cosa per i dati meteorologici, statistici e così via. Abbiamo evidenziato in giallo quei dataset che fanno riferimento al framework di interoperabilità dei dati territoriali, che come abbiamo ripetuto diverse volte, è molto ben consolidato perché è un framework definito a livello europeo sin dal 2007 attraverso la cosiddetta direttiva Inspire, direttiva che era finalizzata alla costruzione di un'infrastruttura europea dei dati territoriali. L'abbiamo evidenziato perché per quei dati il regolamento indica esplicitamente che si applicano appunto le regole tecniche relative alle specifiche e alle linee guida che sono state definite nell'ambito delle attività di Inspire. Questo significa che, per esempio, in Italia per i metadati si dovrà fare riferimento allo standard e quindi a tutte le attività connesse relative al repertorio nazionale dei dati territoriali, quindi quelle tipologie di dati devono essere documentate nel repertorio dei dati nazionali dati territoriali. Come sapete, siccome si tratta di dati aperti, i dati documentati nel repertorio nazionale dei dati territoriali sono poi automaticamente, quindi senza nessun altro onere aggiuntivo per l'amministrazione, sono automaticamente resi disponibili anche tramite l'altro portale italiano, che è appunto il portale dati aperti, quindi dati.gov.it. Il regolamento identifica una prima serie di indicazioni che sono comuni, quindi requisiti che sono comuni a tutte i dataset che sono stati identificati e che abbiamo visto prima. Le principali sono, questi dati devono essere resi disponibili attraverso API e, quando necessario, anche attraverso download in blocco. Nei metadati bisogna indicare esplicitamente che quei dati sono dati di elevato valore e su questo ovviamente in questo anno, questi 16 mesi diciamo che sono disponibili prima dell'applicazione vera e propria del regolamento, ovviamente daremo tutte le indicazioni perché questi requisiti possano essere implementati più facilmente possibile dalle amministrazioni. Questo per quanto riguarda la pubblicazione, poi vedremo che per quanto riguarda le API nella slide successiva, in Italia abbiamo già anche qui un framework ben definito. Per quanto riguarda il riutilizzo, ovviamente i dati, essendo anche dati aperti, devono essere resi disponibili chiaramente in formato aperto e leggibile meccanicamente. E queste indicazioni sono applicabili anche ai dati esistenti, quindi non si applicano solo ai nuovi dati che rientrano in quelle categorie, quindi che coincidono, che corrispondono a quei dataset, ma si applicano anche a dati resi disponibili precedentemente al regolamento. Nel caso dei dati territoriali, come abbiamo visto, è chiaro che se un'amministrazione ha già reso disponibili quei dati coerentemente con le regole Inspire, praticamente buona parte dell'attività che richiede il regolamento è stata già fatta. L'altra indicazione sul riutilizzo è che sono indicate due licenze specifiche da utilizzare nel caso dei dati di elevato valore, e sono la CC BY 4.0 o la CC 0, quindi il pubblico dominio. Oppure, poi c'è l'indicazione più generica, una qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva. Questo in realtà è in linea con le indicazioni che abbiamo indicato proprio specificatamente per le licenze nelle linee guida, perché come sapete per tutti i dati e non solo per i dati di elevato valore, le licenze che vengono indicate come requisito da
e quindi come obbligo da utilizzare per riutilizzo dei dati sono proprio la CC BY 4.0 o in subordine la CC 0. Oltre a questi requisiti generali, poi il regolamento per ogni dataset, per ogni categoria, scusate, di dati di elevato valore, indica dei requisiti specifici, ovviamente, per quella categoria. Di nuovo, per i dati territoriali, ovviamente, i riferimenti sono sempre alla direttiva e alle regole tecniche definite nell'ambito di Inspire. Parlavamo, uno degli obblighi che però è comune anche con i dati dinamici per i dati di elevato valore è quello di renderlo disponibile attraverso API. Nelle linee guida abbiamo indicato chiaramente che quando parliamo di API in Italia dobbiamo fare riferimento alle linee guida definite sempre da AGID relativamente all'interoperabilità tecnica e alle linee guida sulla PDND. Quindi quando parliamo di API dobbiamo fare riferimento alla piattaforma digitale nazionale dati, istituita con l'articolo 50 ter del CAT, che include, diciamo, un catalogo delle API che le amministrazioni devono rendere disponibile in primis alle altre amministrazioni, ma in caso di dati aperti a tutti gli utenti che possono fruire di quei dati. E chiaramente poi collegato alla piattaforma, quindi alla PDND, abbiamo tutto il discorso delle ontologie, degli schemi, dei vocabolari controllati, per cui i dati resi disponibili attraverso quelle API dovrebbero essere basati su gli asset semantici che sono inclusi nel repository cosiddetto National Data Catalog. Di questi due ultimi aspetti parleremo poi per quanto riguarda il catalogo nazionale della semantica nel prossimo webinar, per quanto riguarda la piattaforma e il catalogo API nell'ultimo webinar dove ci focalizzeremo appunto sulla pubblicazione. Ultima slide, velocissimo, nelle linee guida voi troverete anche una sorta di mapping tra le indicazioni del regolamento, quindi questi requisiti che ho sintetizzato in queste poche slide, e le indicazioni invece presenti nelle linee guida, per dimostrare che seguendo le indicazioni delle linee guida automaticamente vengono applicate e quindi implementate le indicazioni del regolamento. Nella slide vedete la prima parte di questa tabella di mapping, per cui per i dati geospaziali, come dicevo, ci sono alcune specifiche indicazioni e in corrispondenza di queste indicazioni vengono indicati tutti i requisiti delle linee guida che sono corrispondenti appunto a queste indicazioni. In più, nel recente aggiornamento del piano triennale ICT, quindi dell'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, sono state aggiunte alcune azioni specifiche proprio relative ai dati di elevato valore che le abbiamo inserite proprio per fare in modo che le pubbliche amministrazioni italiane siano accompagnate e quindi si trovino pronte poi alla scadenza di giugno 2024, quando ovviamente interverrà l'obbligo di applicazione del regolamento. Le linee guida stesso, ma anche nell'ultimo aggiornamento del piano triennale, abbiamo poi fatto riferimento a una guida operativa che prepareremo in questi prossimi mesi, in modo tale da supportare appunto le pubbliche amministrazioni in questo percorso prima dell'applicazione del regolamento. E poi, come dicevo, ci sarà anche un piccolissimo adeguamento dei profili dei metadati proprio per esplicitare come indicare che i dati che si stanno documentando attraverso i metadati sono appunto dati di elevato valore. Ho finito, grazie. Grazie Antonio, benissimo, grazie dell'introduzione. Passerei subito immediatamente la parola a Leonardo Donnaloia che ci appunto presenta il caso lo specifico aspetto dei dati geografici in riferimento al framework di interoperabilità europeo. Sì, Grazie Leo, a te la parola.
Mando Capito? Quindi... indietro la presentazione, ora sto spoilerando un po' di argomenti. Sì, io mi occupo in questo ciclo di webinar, ho già fatto due interventi, con un focus appunto sui dati geospaziali o territoriali. In questa presentazione entreremo un po' nel merito sulla struttura e sui contenuti di alcune tipologie di dati, relazionandoli soprattutto appunto a quello che diceva Antonio, ai dati di elevato valore, quindi al regolamento del 21 dicembre 2022. Ma prima di entrare nel merito della pratica, questo è il titolo di questo webinar, vorrei fare degli aggiornamenti relativi alla situazione relativa ai dati geospaziali di elevato valore che abbiamo già trattato in un webinar precedente, ma che appunto adesso diventano operativi. Un aggiornamento anche quindi delle notizie relative al framework di interoperabilità per i dati geospaziali definito da AGID, per poi collegare questi due argomenti appunto alla pratica e alla disponibilità di dati di elevato valore già appunto disponibili su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il framework di interoperabilità, ne abbiamo già parlato, è una metodologia messa a punto da AGID per definire dei data model tematici che si integrano nello standard nazionale di riferimento, quindi nelle specifiche di contenuto sui database geotopografici. Man mano, seguendo appunto questo framework, sono stati prodotti data model relativi al SINFI, al PEL-IP, all'ANCSU, in questo caso si tratta però di una proposta di specifica, e sono in corso attività relative anche al PEL edifici e alla pianificazione. Su questi domini specifici, AGID non ha competenze dirette, cioè proprio sui tematismi, ma supporta le amministrazioni competenti, cioè responsabili, nella definizione appunto di data model. Nel caso del SINFI, quindi il MISE attraverso Infratel Italia, nel caso dell'efficientamento energetico, Enea. E in particolare SINFI e PEL sono già operativi, quindi costituiscono dei modelli di riferimento per le piattaforme appunto operative del MISE e di Enea. L'aggiornamento per quanto riguarda questo framework ci viene da Regione Sardegna. Si tratta di un progetto in corso, quindi non è ancora possiamo entrare nel merito spinto della questione, ma è importante evidenziarlo perché si tratta del primo caso di un data model realizzato seguendo questo framework di interoperabilità, senza, diciamo, il contributo di AGID. Quindi è un'amministrazione che si è mossa, diciamo, autonomamente, però seguendo appunto questo framework di interoperabilità. L'argomento è molto importante, si fa riferimento alla carta dell'uso del suolo, o meglio al database, dell'uso del suolo, ed è stato appunto realizzato dal raggruppamento temporaneo di imprese che sta seguendo questa gara, con capofila Planetech, e da Regione Sardegna, che in questa gara ha, diciamo, richiesto la corrispondenza di contenuto, ma anche di geometria e topologia, quindi fra database geotopografico e database QS. La metodologia poi che ha portato alla produzione di questo data model è conforme, diciamo, appunto al framework di interoperabilità, quindi non si è fatto altro che trasformare la leggenda della QS, della carta dell'uso del suolo, nelle regole tecniche sui database geotopografici, quindi definendo la struttura classica ad albero, definendo delle componenti spaziali, una struttura di attributi e delle relazioni e vincoli tra gli oggetti. In sintesi, quindi, per chi un po' mastica, diciamo, questa tematica, si è fatto un piano di corrispondenza fra diversi livelli della Core Inland Cover rispetto appunto alla struttura d'albero prevista per il database geotopografico.
È importante, dal mio punto di vista, evidenziare questo argomento sia perché si tratta di una tematica, quella dell'uso del suolo, poi legata al consumo del suolo e tutto il resto, di rilevante per le pubbliche amministrazioni e di fatto apre, diciamo, un nuovo filone relativo alla creazione di data model tematici che possono appunto essere realizzati autonomamente dalle pubbliche amministrazioni seguendo questa metodologia. Ultima slide di riferimento, qui vedete, ripeto, si tratta di un progetto in corso, poi magari si entrerà nel merito se lo vorrà Regione Sardegna. Qui vedete sulla sinistra il database geotopografico, sulla destra la carta, il database dell'uso del suolo. Si tratta ovviamente di una prova sperimentale che però ci fa emergere una serie di vantaggi. Innanzitutto l'interoperabilità, le due banche dati parlano lo stesso linguaggio, hanno la stessa struttura, codifica, semantica, eccetera. Questo fa aumentare ovviamente anche la qualità del dato, visto che anche la database dell'uso del suolo è documentato allo stesso modo del database geotopografico. Ci mette nelle condizioni di aggiornare in maniera più semplificata il dato, visto che c'è corrispondenza fra geometrica e topologica, fra i contenuti del database geotopografico e quella dell'uso del suolo, e tutto questo ci fa abbassare ovviamente i costi, visto che ogni aggiornamento riproduce lo stesso aggiornamento sull'altra banca dati. Veniamo al secondo aggiornamento, diciamo, la seconda notizia, ne ha parlato già Antonio Rotundo prima, appunto la pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione europea che stabilisce l'elenco delle specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Da questo punto di vista non ci sono aggiornamenti relativi ai contenuti, ma ovviamente relativi alle date, e ve ne ha già parlato Antonio. Però è importante riprenderli per arrivare poi all'obiettivo, diciamo, di questa presentazione, e cioè di fare un focus su una tipologia di dati previste nella serie di dati geospaziali definiti appunto di elevato valore. I dati di elevato valore sono dati o documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia. Vedremo un approfondimento relativo sempre ai database geotopografici, alla parte dell'edificato, dando evidenza, diciamo, a uno dei contenuti che è effettivamente disponibile su tutto il territorio nazionale e che può essere quindi utilizzato da tutti, visto che nella maggior parte dei casi è già disponibile come open data e ove non sia disponibile lo sarà a breve. Quindi daremo evidenza ai contenuti disponibili per l'edificato per mettere anche un privato nelle condizioni di utilizzare quel dato per avere appunto i benefici propri dei dati di elevato valore. Vi dicevo che le serie di dati di elevato valore individuate nel regolamento sono queste sei che ha già presentato Antonio. Fra queste c'è un collegamento diretto rispetto ai dati geospaziali, ma l'informazione geografica poi può essere utile per tutte le altre tipologie, tutte le altre serie di dati a partire dall'osservazione della Terra e dell'ambiente e i dati relativi alla mobilità. Per quanto riguarda i dati geospaziali, che sono quelli che ci interessano, il regolamento prevede che rientrino in questa serie di dati quelli che vedete qui in elenco e corrispondenti poi agli allegati 1 e 3 della direttiva INSPIRE, quindi ai data specification specifici. Oltre a definire queste tipologie di dati nella serie di dati geospaziali, vengono definite per ogni tipologia una serie di attributi, cioè di informazioni associate alle tipologie di dati. Qui ho dato evidenza alla tipologia edifici con i metadati, scusate, gli attributi relativi all'identificatore univoco, alla geometria,
al numero dei piani e al tipo d'uso, tipo categoria d'uso. Questo ci fa capire che da questo punto di vista, anche se non è stata fatta, dovrebbe essere fatta una verifica di corrispondenza puntuale fra contenuti Inspire e database geotopografici, le finalità delle due specifiche, quindi quella europea e quella italiana, sono poi le stesse, quindi una gestione più efficiente dei dati, l'interoperabilità, la condivisione, la reperibilità ed accesso, la fruibilità. Vi dicevo che non è stata fatta questa mappatura, speriamo insomma che venga messa in programma per esempio dal CNITA, però tutte le specifiche tematiche prodotte da Agit nell'ambito del framework di interoperabilità hanno questo ulteriore controllo. Quindi per esempio nella specifica SINFI, nella parte iniziale, c'è un capitolo dedicato proprio alla mappatura puntuale dei contenuti del database relativo al SINFI, per esempio, e la data specification di Spire relativo appunto alle reti di sottoservizi. Ma facciamo un passo indietro. Nelle linee guida si parla genericamente di dato territoriale o geospaziale, con questa definizione che vedete, si intende qualsiasi informazione geograficamente localizzata. Questa è una slide già presentata a dicembre, che ci fa vedere in realtà che non è così semplice, cioè non basta collegare un punto georiferito alla sede, al punto di contatto di Agid per costituire un dato territoriale. È molto più complesso, nel senso che nella nostra visione di dato geospaziale abbiamo bisogno di una geometria rappresentativa dell'oggetto che stiamo descrivendo, soprattutto alle scale richieste per i dati di elevato valore geospaziale, quindi il 5000 essenzialmente, e tutta una serie di informazioni associate, oltre ad inserire lo stesso oggetto in un contesto territoriale più ampio, costituito da altri elementi. Per quanto riguarda le specifiche sui database geotopografici, il tema edificato che ci descrive tutti i contenuti che ci rappresentano appunto la parte relativa all'edificato. Qui vedete che è tutto molto più complesso, questo è il diagramma di relazione delle classi del tema edificato. Abbiamo molte classi fra queste relazionate che ci descrivono nel dettaglio l'oggetto. Quindi ora, passando dalla teoria alla pratica, vediamo che cosa troviamo in queste classi e che cosa potete trovare sui portali cartografici regionali. Vi dicevo, il tema edificato raggruppa la definizione degli edifici intesi come costruzioni stabili destinati per la maggioranza dei casi all'abitazione permanente, ma non solo, eccetera. E il tema edificato, proprio seguendo la struttura d'albero dei database geotopografici, è strutturato in una serie di classi. Qui vedremo un approfondimento sulle prime due, che sono quelle che sono nella maggior parte dei casi disponibili nelle regioni italiane, però faremo un accenno anche sugli altri. In particolare, la classe edificio è obbligatoria proprio alle scale richieste per i dati geospaziali del regolamento europeo, e le unità volumetriche, pur non essendo obbligatorie alla scala 1 a 5000, le regioni hanno ritenuto ovviamente, visto l'importanza che hanno, di produrle comunque nei loro database geotopografici. Partiamo proprio dall'unità volumetrica, che rappresenta il volume elementare riferito a un edificio. Qui vedete sulla sinistra Google Earth Pro l'edificio di Agid, sulla destra vedete la rappresentazione dello stesso edificio, vedete quindi la distinzione dei volumi nel database geotopografico regionale. La definizione di volumi elementari, che possono essere classificati come volumi abitativi, rientrano nella classe unità volumetrica, mentre tutti gli altri volumi accessori, lo vedremo velocemente, quindi sia gli elementi di copertura sia i particolari architettonici, li troviamo in altre classi.
La componente spaziale dell'unità volumetrica è costituita da un poligono 2D, ma che spesso le regioni realizzano in 3D, e da un ring. Il ring riporta nei vertici le quote diciamo, ingombro al suolo dell'oggetto. Per quanto riguarda gli attributi relazionati ad ogni componente spaziale dell'unità volumetrica, abbiamo la specifica sull'altezza del volume, abbiamo un attributo enumerato che ci dice qual è il tipo di porzione che sto descrivendo e poi abbiamo la quota, il tipo di estrusione che ci permettono di realizzare i modelli tridimensionali. L'estrusione non è altro che la proiezione della superficie di base fino a una certa quota, che è appunto riportata nell'attributo quota di estrusione. Per quanto riguarda l'edificio, il ragionamento è lo stesso, se non la relazione topologica, appunto, che lega l'unità volumetrica all'edificio, cioè un edificio può essere costituito da una o più unità volumetriche. Quindi vedete che si scende di dettaglio, essendo la classe edificio non finalizzata alla definizione dei volumi, quindi per esempio non finalizzata all'attività amministrativa di tassazione, eccetera, ma finalizzata a descrivere l'oggetto. In questo caso abbiamo due componenti spaziali, l'ingombro al suolo che è descritto come l'unità volumetrica con un poligono di base, un ring tridimensionale. È la massima estensione. La massima estensione ci serve a descrivere anche le porzioni di edificio che non sono direttamente legate al suolo, cioè non toccano terra. Qui vedete l'esempio di un sottopasso. Anche all'edificio abbiamo tutta una serie di attributi collegati, quindi alla componente spaziale poligonale, che sono la tipologia edilizia, la categoria d'uso, il fatto che sia sotterraneo o meno, lo stato è il caso di edifici che siano classificati come appunto monumentali. Questi sono gli attributi obbligatori, ce ne sono anche altri, così come il dominio di riferimento della tipologia edilizia, così come la categoria d'uso, sono molto più estesi di quelli che vedete e che ho sintetizzato per motivi di spazio. La cosa in più che c'è da dire è che la categoria d'uso è un attributo multivalore, quindi lo stesso edificio può avere più categorie d'uso relazionate. Pensate a un edificio residenziale che ha al piano terra attività commerciali, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la massima estensione, abbiamo un attributo di riferimento che ci rappresenta come per le unità volumetriche. Ci discrimina, diciamo, le porzioni di ingombro al suolo da quelle in aggetto o portico. Le altre classi del tema edificato, che non andiamo ad approfondire nel dettaglio, ma che trovate nelle specifiche e negli approfondimenti dei database geotopografici regionali, laddove si passa a una scala 1000-2000, sono il cassone edilizio, che in realtà troviamo anche al 10.000 insieme all'edificio minore, scusate, che rappresenta l'inviluppo di tutti gli edifici, quindi corrisponde essenzialmente all'isolato. Abbiamo l'elemento di copertura che ci descrive, per esempio, le coperture a falde, come in questo caso, o le cupole, e seguendo lo stesso principio dell'estrusione ci permette di produrre modelli tridimensionali. Abbiamo il particolare architettonico, qui vedete l'esempio di un comignolo, anche per questo vale il discorso dell'estrusione per la costruzione di modelli tridimensionali. E poi abbiamo l'edificio minore, che vi dicevo troviamo anche alle scale 5-10.000 e rappresenta diciamo edifici a supporto dell'edificato principale. Quindi in questo caso troviamo delle baracche, chioschi, tomba cimiteriale, eccetera, eccetera. Tutto questo ci permette di arrivare alla conclusione.
e il regolamento individua nella serie di dati di elevato valore di tipo geospaziale la tipologia edifici e vedete che sulla base di quello che abbiamo visto presente nelle classi del database geotopografico edificio e unità volumetrica possiamo mappare, diciamo, utilizzando il database geotopografico per queste classi, la ricostruzione, se vogliamo, della tipologia edifici presenti nella serie di dati di elevato valore geospaziali, in quanto l'identificatore univoco ovviamente è un dato che fa riferimento all'implementazione della banca dati. La geometria impronta dell'edificio corrisponde all'ingombro al suolo della classe edificio che abbiamo visto, il numero di piani è derivabile in maniera più approfondita dall'altezza del volume dell'unità volumetrica, il tipo d'uso fa riferimento alla categoria d'uso della classe edificio che è appunto un enumerato di tipo multivalore. Grazie. Grazie Leo, grazie anche e soprattutto di essere rientrato nei tempi predefiniti. Chiedo ora a Pierluigi Cara del Dipartimento della Protezione Civile di avviare la webcam e il microfono e ci racconta il caso dei dati aggregati strutturali relativi ai centri storici nel sisma esposti a rischio sismico e quindi il lavoro che hanno realizzato su questi aspetti. Grazie per Luigi, a te la parola. Prego, Eccomi. 15 minuti. Buongiorno, io mi chiamo Pierluigi Cara, sono un funzionario del Servizio Sistemi Informativi del Dipartimento della Protezione Civile. Oggi vi parlo di queste due tipologie di dati, gli aggregati strutturali dei centri storici, che in realtà sono legati al tema dell'edificato di cui ha appena parlato il collega Leonardo Donnaloia. Perché, come potete immaginare, soprattutto ai fini della gestione del rischio sismico, l'edificato, il patrimonio edilizio, ovviamente ricopre un'importanza molto notevole all'interno della protezione civile. Veniamo agli aggregati strutturali. Gli aggregati strutturali sono una serie di dataset, perché in realtà sono una collezione di file relativi a ciascun comune italiano, perché sono organizzati così, poi lo vedremo nel dettaglio, quindi parliamo di 7.904 dataset, visto che la ripartizione è quella dei comuni 2022 dell'Istat, e qui vedete appunto una rappresentazione, coprono l'intero territorio nazionale, una rappresentazione sovrapposta alla carta della classificazione sismica, in cui il territorio italiano è diviso in varie zone, per diversa pericolosità rispetto al verificarsi di un evento sismico. E gli obiettivi, come già anticipavo, degli aggregati strutturali ai fini di protezione civile sono, diciamo, riconducibili a queste due situazioni: una fase preliminare all'avvenire di un terremoto, ovviamente un terremoto che poi produca danni importanti sul patrimonio edilizio. Ed è la fase in cui ci troviamo adesso, in base alla quale noi abbiamo predisposto, avviato e realizzato questo progetto, cioè la necessità di avere già pronto un materiale che poi effettivamente viene utilizzato efficacemente poi all'avvenire di un'emergenza. E qui c'è appunto la seconda fase, che è quella appunto del momento in cui avviene l'emergenza. Pensate semplicemente all'evento, per esempio, del centro Italia del 2016, in cui appunto si vennero prodotti moltissimi danni al patrimonio edilizio e vennero fatti appunto, che è una delle responsabilità del Servizio Nazionale di Protezione Civile, i rilievi del danno per avere una verifica di agibilità sull'edificato, per consentire poi tutta una serie di adozioni di misure a livello locale, di sgombero, demolizione, rientro in casa o viceversa, attribuzione di sussidi poi alla popolazione. E poi successivamente il ritorno nel percorso di rientro alla normalità di favorire poi quello che è il processo di ricostruzione. E gli aggregati, come vi dicevo, nascono, sono dei cugini della classe dell'edificato dei DB topografici, da cui li derivano. Quindi qua ho cercato in maniera un po' sintetica di descrivere un po' il processo produttivo, quindi tutta la parte relativa alla geometria è organizzata
a livello territoriale, articolandosi sulle unità amministrative Istat, quindi attualmente sono quelle del 2022, quindi parliamo di regioni, province e comuni, fino ad arrivare appunto al comune, per cui ogni singolo file è legato a un territorio di uno specifico comune. E poi la parte invece di merito delle geometrie sono prese dal, diciamo, tema dell'edificato, che in realtà è qualcosa di abbastanza complesso, una vera e propria foresta da un punto di vista appunto di quelle che sono le realizzazioni implementative che i 21 soggetti, considerando le due province autonome, hanno ciascuno realizzato nel tempo e ciascuno con delle proprie metodologie. E vedete appunto qui sono dei bitopografici prevalentemente, ma in alcuni casi anche carte tecniche numeriche, e in alcuni casi abbiamo dovuto fare ricorso ai dati catastali. E questo è stato anche interessante da un punto di vista anche di disponibilità e licensing di questo tipo di prodotto, che normalmente sapete non è così disponibile per il download e l'apertura. E infatti abbiamo dovuto richiedere delle autorizzazioni specifiche. Le informazioni associate sono quelle previste dalla normativa, perché esiste un DPCM che stabilisce le regole del rilievo del danno, come vi dicevo, secondo usando la scheda EDES, e c'è anche uno specifico manuale, sempre pubblicato e disponibile sul web. Sostanzialmente gli attributi poi sono l'identificazione e sono legati all'identificazione di questo oggetto. E una rapida panoramica di quello che effettivamente è il valore aggiunto che mi sembra importante sottolineare, cioè il fatto che a questo punto da un complesso insieme di dati di partenza si è arrivato sostanzialmente a un'armonizzazione di questo dato in un prodotto omogeneo. Per metodologia e per i criteri adottati, perché praticamente questi prodotti di partenza erano disponibili sul web in parte, non tutti, e quindi questo ha richiesto delle ulteriori azioni anche abbastanza complesse da un punto di vista pure burocratico, amministrativo. Le tipologie, come vi dicevo, sono molto variegate. Le edizioni hanno anche lì, vanno da un raggio temporale molto ampio, dalla fine dagli anni 90 del secolo scorso fino al 2020. Le scale pure sono molto varie, da 2000 catastale a 5000, 10000 a seconda, e anche i sistemi di riferimento, pur essendo abbastanza a livello di ellissoidi, insomma, abbastanza riconducibili, comunque erano molto differenti, 14. E il licensing pure ha richiesto un'azione specifica di armonizzazione. In tutta questa attività, voglio dirlo, non l'ho detto fino adesso, ma è importante sottolinearlo, ci siamo co fortemente coordinati con quello che all'epoca era il Centro di Interregionale di Coordinamento, il CISIS, sul il CPSG, quello che si occupava specificamente dei sistemi informativi geografici, e anche su questo aspetto delle licenze. E erano molte tipologie diverse, alcune open, altre no, non o perché non esistevano, o perché ponevano delle condizioni che non le facevano ricadere in quella tipologia, per le quali abbiamo dovuto chiedere, appunto, come vi anticipavo, delle autorizzazioni specifiche, e che sono state sei nel complesso dei 21 soggetti che vi dicevo. Tutto questo voi lo trovate, dove li trovate questi dati? Sono a vostra disposizione, sono open dal maggio del 2021 e sono pubblicati, essendo una mole molto importante di giga e giga di dati, sono stati appoggiati su un repository, cinque repository GitHub, perché per le regole che ha GitHub sui repository pubblici non potevano stare in un unico repository, e quindi li abbiamo articolati in cinque repository. Secondo le cinque macro aree, diciamo, le macro regioni del NAS 1 del sistema di classificazione statistico, e le trovate esattamente lì, in questi indirizzi che poi trovate. È importante notare che questa operazione di pubblicazione non si è limitata semplicemente alla fornitura del dato nel formato aperto, come prevedono le linee guida, con la licenza aperta, come vedete,
lì, e perché appunto sono open data, ma si è cercato anche un coinvolgimento diretto dei cittadini utilizzando gli strumenti che GitHub mette a disposizione, cioè le discussion, in cui è possibile, tipo un forum sostanzialmente, è possibile su aprire per chiunque dei temi o aderire ai temi che noi abbiamo inizialmente proposto. E esiste una, stata data una rilevante importanza all'aspetto di documentazione del dato, sotto tutti i suoi aspetti, dalla documentazione, quella proprio, di base necessaria, obbligatoria, perché tutti questi dati, essendo territoriali, si riferiscono al framework normativo di Inspire e aderiscono a questo framework, quindi metadati nello standard del repertorio e quindi anche di Inspire, ma poi anche tutta una serie di documenti che per semplicità abbiamo centralizzato nel repository centro, dove che potete consultare liberamente, dove trovate una serie di approfondimenti anche molto spinti su tutti gli aspetti sia produttivi che di licensing, come vi anticipavo, che hanno portato alla produzione di questo dataset. Il dataset, ci tengo a sottolinearlo, fa parte di uno dei dataset di interesse nazionale, come sono elencati nelle nuove linee guida del repertorio. E tra gli esempi di riutilizzo, come potete immaginare, ovviamente questi sono ambiti specificamente di protezione civile, però sono stati molto utilizzati nell'ambito di un'iniziativa di coordinamento tra le attività appunto di rilievo del danno, anche speditive che vengono fatte tra vari soggetti, noi, Vigili del Fuoco, anche il Ministero dei Beni Culturali, in modo che tutti potessero convergere, riferirsi a queste e a questi aggregati in modo tale da ottimizzare tutte le attività conseguenti. E non ho detto, scusate, lo dico adesso, che le specifiche, l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento delle specifiche dei DB topografici già includono questa lealtà degli aggregati strutturali all'interno della classe degli edifici, e questo mi sembra importante per fare da raccordo a quanto anticipava il collega Donnarolia. Tra gli altri esempi di utilizzo, molto interessante è stato nell'ultimo rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico, la creazione, vista la disponibilità di questa serie di dataset, di un nuovo indicatore che di fatto espande anche l'ambito di utilizzo per aggregati a rischio frana. E questo, nell'ultima, per dirvi, insomma, un riferimento anche molto attuale, ha avuto un suo impatto, perché di fatto sono stati anche utilizzati, insieme a tante altre informazioni, recentemente quando ci fu la frana in Italia. E l'ultima cosa, ecco, poi ci sono delle attività sempre di fatto di tipo di prevenzione sismica, che è l'analisi della condizione limite dell'emergenza, che ho messo i riferimenti, non c'è modo di approfondirlo, in cui pure vengono utilizzati gli aggregati in questa importante attività che ciascun comune può svolgere, e finanziato appositamente per aumentare appunto la sua sicurezza sismica. Questi oggetti sono relativamente statici, perché poi appunto vengono soggetti a degli aggiornamenti. L'aggiornamento più importante è sicuramente quello che avviene quando poi c'è una crisi sismica, e quindi vengono effettuati dei sopralluoghi, e all'interno degli aggregati, quelle che noi chiamiamo unità strutturali, porzioni di edifici che hanno un comportamento omogeneo dal punto di vista sismico, gli viene assegnata appunto a questa entità, l'unità strutturale, un esito di agibilità. Ma anche in sede di aggiornamento dei limiti amministrativi, ecco, adesso a breve stiamo aspettando il nuovo rilascio dell'Istat del 2023 per vedere quanto poi ci possa essere la necessità di provvedere un aggiornamento per accorpamento di comuni, ad esempio, eccetera. Vado avanti. Al momento abbiamo, pensando appunto al dataset di alto valore, abbiamo previsto il download in blocco, perché GitHub offre delle molto efficienti strumenti per realizzarlo. Ma poi stiamo anche lavorando per poi realizzare degli API, dei servizi di rete conformi a Inspire. Vengo velocemente all'altro dataset, i centri storici, che è una tipologia sempre riferita al patrimonio edilizio, però un po' diversa. I dataset sono delle localizzazioni puntuali dei centri storici italiani, è un'attività che abbiamo svolto in collaborazione con l'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione del Ministero della Cultura, e
E poi per una porzione al momento dell'Italia meridionale, anche una, non è tanto la perimetrazione, che è quella un'attività più pertinente e specifica a carico delle regioni o dei comuni, ma una individuazione delle aree ad elevata concentrazione di edificato ante 45, che di fatto è molto vicino a quello che può essere un'attività di interesse per la protezione civile. Questo l'abbiamo fatto con la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che ci ha fornito dei dataset particolari che ci consentono di fare queste valutazioni. E vado velocemente, gli obiettivi, come vi dicevo, sono sempre medesimi, cioè un'attività in fase, diciamo, di prevenzione, un'altra in fase di supporto all'emergenza. I dataset in questo caso nella produzione hanno richiesto l'integrazione di più fonti dati. Il censimento, le unità amministrative Istat, ma anche i livelli subcomunali, che sono stati molto importanti, e soprattutto quello delle località abitate, che fanno riferimento all'ultimo censimento, all'ultimo rilascio, le carte storiche, l'IGM, la serie vecchia delle tavolette IGM, le ortofoto, per arrivare appunto a questo, integrandole poi col censimento che è fornito dall'Istituto Centrale del Catalogo della Documentazione. Anche qui trovate tutto questo pubblicato su GitHub in un repository con le medesime caratteristiche, cioè attenzione sia ai dati, ma anche alla documentazione associata ai dati, i metadati negli standard correnti. In questo caso abbiamo anche realizzato già dei servizi in rete, che sono pure documentati sia nei metadati che nei repository, e quindi la fruizione di queste informazioni è sicuramente ottimale. Esempi di utilizzo, vi anticipavo questa collaborazione che avrà degli ulteriori sviluppi a breve nel progetto PON denominato Itinerari Digitali, ma anche il supporto alla pianificazione di protezione civile che è un compito a carico dei comuni. Grazie, Io grazie con questo ho Pierluigi, grazie concluso del e vi ringrazio preziosissimo per l'ascolto. lavoro che state svolgendo in protezione civile, davvero interessante, soprattutto nella fase di arricchimento, no? E di aggregazione di differenti fonti di dati che ci dà l'evidenza, no? Dei risultati e dei servizi che si possono ottenere grazie a questa tipologia di attività. Quindi davvero un lavoro prezioso. Passo la parola ora ai colleghi del progetto europeo DIDAS e quindi passiamo ad analizzare, diciamo, una differente categoria e tipologia di dati, in particolare dei dati dinamici, e quindi loro ci racconteranno questo progetto europeo e i risultati che sono stati al momento raggiunti. Quindi passo la parola a Julian, prego a Grazie. te. Salve a tutti. Allora, io sono Julian Gabriel Coltea, direttore di ricerca e sviluppo in K2 Business e project manager del progetto DIDAS, insieme a Marcello Maranesi, CEO di Gmatics, che ha partecipato al progetto DIDAS. Vi racconteremo un po' quello che è stato il progetto DIDAS, perché di fatto si conclude tecnicamente oggi. E mentre Marcello racconterà un po' quello che è, diciamo, qual è l'obiettivo poi del progetto stesso in un caso d'uso reale. Allora, innanzitutto, per introdurre un po' quello che è stato ormai il progetto DIDAS, cofinanziato dall'Unione Europea, fondamentalmente mira a creare una piattaforma, quindi la tecnologia abilitante per quello che è l'aspetto forse più importante dei dati, e cioè la condivisione, la capacità di condividere quel dato con la comunità, con il pubblico. E fondamentalmente la creazione di questa piattaforma che permette di raccogliere dati, soprattutto diciamo che la piattaforma nasce per una questione per la gestione di dati prettamente geografici, quindi che hanno comunque un carattere georeferenziale all'interno, che possono essere sia raster che vector a seconda di quello che è l'utilizzo che se ne vuole fare, però comunque prettamente su dati geografici. Quindi promuove fondamentalmente la piattaforma, promuove poi la condivisione di questi dati e fornisce anche degli strumenti per la parte più analitica. Quindi fondamentalmente la piattaforma permette quello che è un ETL continuo
di dati e informazioni da parte di fonti che possono essere delle più variegate, integrando quelli che sono gli standard più comuni nella parte geografica, possono essere tutti gli standard OGC, per esempio, WMS, VFS. Oppure in collaborazione con Fiverr abbiamo integrato anche lo standard NGSI che mira comunque a diventare quello che è per le smart city, dovrebbe essere il canale principale di comunicazione per quelli che sono i dati continui, quindi le informazioni in continuo aggiornamento. Basta pensare a quello che possono essere i dati provenienti da sensoristica sul territorio. I dati sull'inquinamento, i dati di mobilità e così via. Quindi è un po' quello che attualmente, diciamo, nella pratica Google fa con Google Maps in ogni momento e ci ha cambiato un po' il modo di vivere le città con gli aggiornamenti continui sul traffico. Inoltre, la piattaforma mette a disposizione quello che è la parte di processo, cioè una volta che io ho il dato grezzo all'interno della piattaforma, posso poi lavorarlo all'interno della piattaforma stessa, sviluppando comunque degli algoritmi o dei modelli per lavorare questi dati, per lavorarli tutti insieme, per fare inferenza, per metterli a confronto, sovrapporli, insomma, tutto quello che serve come analisi, come abilità analitica su quelle che sono le informazioni, finalizzato chiaramente tutto ad estrarre quelle che possono essere informazioni utili o servizi per le città. La piattaforma include poi anche una parte di presentazione, quindi i risultati di queste analisi le possiamo visualizzare su mappa o tramite cruscotti, che sono semplicemente cruscotti drag and drop che possono essere configurati. L'ultimo aspetto, diciamo, della piattaforma è un aspetto che nella pubblica amministrazione è più difficile da elaborare. E del concetto di data monetization. Data monetization non si intende direttamente necessariamente quello di vendere i propri dati, ma semplicemente di far sì che il dato viene concepito come un asset essenziale, che ha un valore spesso molto molto alto anche a livello economico e che può, anche dati open, quindi non intrinsecamente necessariamente con un valore economico, può essere trasformato in valore economico tramite un'esperienza, un'abilità nell'estrarre un certo tipo di informazione e rendere quel tipo di informazione comunque, diciamo, economicamente valido, quindi renderlo utile per un'industria, renderlo utile per un servizio e così via. Quindi, per fare una sintesi, Open Data sulla piattaforma d'Aidas, ma questo in generale, sono quello che rappresenta, diciamo, la parte più importante da cui iniziare, cioè le informazioni che possono dare i comuni, le pubbliche amministrazioni in generale, che sono essenziali poi per costruire servizi che possono essere sviluppati da privati o da enti pubblici, finalizzati sempre a quello che è migliorare la qualità della vita. Basta pensare, riprendo l'esempio precedente, il discorso del traffico, per esempio, informazioni raccolte tramite sensoristica sul territorio riguardante il traffico permette una gestione più efficiente di quello che sono, diciamo, le arterie principali in una grande città come Roma. Per esempio, in cui è una criticità, e quindi far sì che un cittadino dimezzi il suo tempo nel traffico oppure trovi il modo per arrivare al lavoro in metà del tempo, chiaramente è un beneficio che un cittadino lo percepisce proprio nella vita di tutti i giorni. E qui subentra il principio di comunità. La comunità è tutto ciò che circonda quello che è il dato, che possono essere quindi utenti privati, esperti semplicemente in un determinato settore, quindi che possono utilizzare le informazioni per estrarre, possono utilizzare i dati per estrarre delle informazioni molto utili, oppure delle imprese che possono svilupparci dei servizi sopra, pensare alla gestione delle colonnine elettriche, oppure al bike sharing sul territorio. Sono tutte
sono tutti servizi che possono essere offerti, che non possono prescindere dalla disponibilità di dati per poter gestire questo tipo di servizio. E infine, chiaramente, la parte, i dati come oggetto, come entità, non sono spesso sufficienti, soprattutto in un ambito in cui ormai Open Data comunque se ne parla da anni, ci sono diverse azioni per farsi da sostenere questo tipo di condivisione e chiaramente si è arrivati a un punto in cui i dati sono tanti, sono variegati, la qualità ne risente tantissimo perché chiaramente chiunque può pubblicare, quasi chiunque ormai può pubblicare Open Data. A questo servono fondamentalmente il portale dati nazionale, per esempio di Agid o le EDP, l'European Data Portal, che viene pubblicato dall'Unione Europea, che comunque assicura e garantisce attraverso metadati che seguono determinati standard, comunque garantiscono dei livelli di qualità che sono molto molto rilevanti, perché un dato senza le informazioni necessarie per poterlo utilizzare è fondamentalmente non ha un utilizzo, non ha un valore così alto quanto potrebbe, insomma. E qui passo la parola al mio collaboratore Marcello, Sì, anche se mi vedo. sentite? Mi senti, Giulia? Sì, Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. ti sentiamo, Ok, puoi procedere. benissimo. Allora, vai un attimo avanti. Next slide, ecco. Allora, io vi parlerò di un progetto che abbiamo realizzato per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana e Europea, relativa al verde urbano, nel quale abbiamo poi utilizzato la piattaforma DITAS, quindi un caso concreto per risolvere problemi quali pianificazione del verde urbano, monitoraggio e gestione del verde urbano, le isole di calore o l'inquinamento atmosferico o servizi ecosistemici. In questo progetto hanno partecipato diverse città, come vedete qui indicate, sia grandi sia piccole, quindi abbiamo cercato di affrontare le tematiche da due punti di osservazione diversi, ovviamente utilizzando diverse tecniche di intelligenza artificiale che vengono applicate a seconda della tematica affrontata. La prossima, grazie. Ecco, no, torno in, ecco questa. Qui vedete il primo punto che è la mappatura del verde urbano. Oggi in tutte le città ci sono aree che sono sotto il controllo, la gestione del comune. E ci sono poi anche altre aree che sono o diciamo, gestite da privati, quindi proprietà privata, oppure gestite da altri enti, che possono essere province, regioni o anche parchi nazionali, come il caso ad esempio di Roma. Quindi ci sono censimenti per le zone controllate dal comune, ma non c'è informazione sulla parte privata o gestita da altri enti. Quindi è molto importante, quando si fa un nuovo piano del verde o quando addirittura si inserisce il piano del verde nella pianificazione urbanistica, avere contezza di tutte le aree verdi, alberature e anche parchi. In particolare, ancora no, aspetta ancora un secondo, in particolare poi con satelliti della costellazione Copernicus dell'Unione Europea, quindi che sono gratuiti, e che quindi contribuiscono a dare servizi molto efficienti, si può fare un monitoraggio costante di queste alberature e rilevare quando queste si trovano in condizioni di pericolosità, di problema. Ad esempio, nel caso di siccità prolungata, per poter fare irrigazione di soccorso, oppure nel caso in cui ci siano degli attacchi da parte di parassiti e quindi intraprendere le necessarie azioni di trattamento fito qualche cosa, scusate, non mi viene la parola. La prossima, sappiamo tutti che le nostre città sono soggette a forte inquinamento, ci sono diverse fonti di inquinamento legate al traffico, al riscaldamento, alle attività industriali, anche alle attività di allevamento e degli animali e agricole. Quello che fornisce oggi il programma Copernicus, lo vedete sulla sinistra,
ha una risoluzione abbastanza bassa, per cui è idoneo a monitorare situazioni di grande dimensione. Noi con tecniche di intelligenza artificiale abbiamo realizzato una risoluzione più spinta che ci consente, vai alla prossima per favore, ci consente di arrivare a livello cittadino e diciamo, individuare le zone che sono maggiormente affette da inquinamento atmosferico. Ancora la prossima, grazie. Ecco, qui invece abbiamo il tema della temperatura superficiale. In funzione del cambiamento climatico si registrano in tutte, pressoché in tutte le città, dei progressivi innalzamenti della temperatura a livello superficiale, che è poi quella che diciamo, è più percepita dalle persone. E siamo in grado di arrivare a un livello di dettaglio di qualche centinaio di metri e quindi di identificare quelle zone che vedete qui sulla sinistra, che dovrebbero avere attenzione da parte del comune per interventi che mitighino queste situazioni di isole di temperatura, di calore. Quindi cambiare, per esempio, la copertura degli edifici, inserire maggiori alberi e questo qui è rilevabile anche nella terza foto che vedete, è rilevabile a livello di strada, quindi di quelle che sono le strade più diciamo, pericolose da un punto di vista della temperatura e quelle che invece sono più diciamo, utilizzabili per camminare e per spostarsi. In più, nell'ultima slide vedete invece l'identificazione delle criticità relative a siti particolari, cioè chiese, scuole, ospedali o centri commerciali. Che cosa ci ha dato il progetto DIDAS in questo progetto AXE? Ci ha messo a disposizione moltissimi nodi di elaborazione, quindi una capacità di elaborazione molto molto elevata che è indispensabile per fare l'addestramento delle diverse reti neurali per trattare diversi temi in questione. L'altro aspetto fondamentale è stata la capacità di armonizzare dataset molto diversi. Qui abbiamo utilizzato dati satellitari a diversa risoluzione, sensori diversi, dati d'aereo e soprattutto anche dati di censimento delle alberature forniti dalle città. E infine rappresenta una piattaforma in cui abbiamo potuto collaborare con i nostri partner, sia del progetto, quelli industriali o di università di ricerca, e con le città stesse. Quindi questo aspetto del creare una community eterogenea, ma che si incontra nell'ambito della realizzazione di un progetto è stato interessante e molto importante. La prossima. Ecco, ok, volevo giusto aggiungere che poi DIDAS consente di presentare i risultati delle elaborazioni in una maniera molto efficace, con delle dashboard dedicate che possono essere ulteriormente utilizzate dagli end user per fare analisi. Per fare delle statistiche e quindi diciamo affinare le loro valutazioni in relazione ai prodotti consegnati. Grazie Bene, per grazie, l'attenzione. grazie a voi, grazie della presentazione. Passiamo adesso ad un'altra categoria di dati che sono, appunto, fanno parte del regolamento europeo e che abbiamo poi sottolineato ovviamente nelle linee guida, e sono i dati della ricerca. Francesco Branda dell'Università della Calabria ci presenta il loro lavoro, il vostro lavoro sui dati epidemiologici. Grazie della partecipazione, a te la parola. Prego. Grazie Ugo, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, il titolo della mia ricerca, del mio intervento è proprio quello: Dati della ricerca, l'esperienza di apertura dei dati epidemiologici. In questi anni noi ci siamo resi conto quanto siano importanti i dati, infatti dalla pandemia da Covid-19 io dico che per i dati è stato l'anno zero, perché abbiamo capito realmente la loro importanza per poter monitorare l'andamento della pandemia e anche per cambiare prospettiva, una visione diversa della loro gestione. Infatti, inizialmente cosa possiamo vedere? Qual è il nostro iter, solitamente, il nostro processo di ricerca? Si ha un'idea, durante la giornata,
quotidiana, parlando con i colleghi o passeggiando, insomma, si ha un'idea che può essere meno o più brillante e una volta che si ha un'idea si cerca in qualche modo di vedere se quest'idea può migliorare un prodotto già esistente o appunto rivoluzionare un settore. Poi si passa allo step successivo che è quello della ricerca dei fondi, che è fondamentale perché la ricerca dei fondi ci permette poi di avviare delle attività di laboratorio come appunto l'attrezzatura adatta per effettuare gli esperimenti oppure per instaurare delle collaborazioni con altri enti di ricerca. Poi si passa allo step che è il focus di questo intervento, che è appunto la qualità della ricerca, ovvero la produzione di ciò che riusciamo a produrre dalle nostre ricerche, e appunto sotto forma di dataset o sotto forma di analisi che possono essere di interesse anche per altre persone. E molto spesso poi succede che quando vengono fuori delle analisi molto interessanti si tende a pubblicare questi risultati su rivista, ma molto spesso ci troviamo in qualche modo a combattere con questa sorta di paywall, questo muro delle case editrici che purtroppo oggigiorno richiedono delle somme davvero molto importanti per la pubblicazione, quindi molto spesso si cerca di ovviare a questa cosa con altre strade. Ma tornando al focus dell'intervento, proprio quella della produzione dei risultati della ricerca. Allora, i dati per essere dei dati molto interessanti e di qualità devono rispettare quattro principi fondamentali, i cosiddetti principi FAIR, ovvero findable, F sta per findable perché i dati devono essere chiari. Io devo sapere, utente, dove andare a cercare il dato. Accessible, i dati devono essere accessibili. Una volta che io so dove trovare il dato, devo essere anche in grado di poter accedere a quel dato per poter estrapolare conoscenza da quel dato. Interoperable, interoperabilità del dato. Il dato è molto utile e interessante anche se riesco a collegarlo con altri tipi di dati. È successo infatti di recente, in una mia ricerca recente, sulla febbre del Nilo, West Nile, che siamo riusciti a collegare i dati della epidemiologici con i dati climatici e questo ci fa capire come unendo due aspetti che apparentemente sembrano lontani anni luce, invece si riescono a scoprire delle cose molto interessanti, ad esempio perché in determinate regioni dell'Italia si sviluppa questa malattia e in determinati periodi dell'anno. E poi ovviamente la R sta per reusable, i dati devono essere riusabili perché io se riesco a far riutilizzare i miei dati di ricerca ho anche un feedback da altre persone o anche una sorta di collaborazioni con persone terze che mi riescono a dare un feedback per quanto riguarda possibili errori o possibili suggerimenti su come migliorare quel determinato tipo di dato. E ovviamente non avere i dati in modalità FAIR ha anche un costo per l'Unione Europea. Infatti, in questo documento che è stato scritto proprio dall'Unione Europea nel 2019, si è stimato che il costo di non avere dati in modalità FAIR è di circa 10 miliardi l'anno. Quindi pensate bene come anche non avere il dato in modalità FAIR ha un costo per l'Unione Europea. Costi che possono variare dai 10 ai 16 miliardi, perché ci sono tante cose di cui tener conto, ovvero il tempo che si spende per mantenere un dataset, il costo per mantenere i dati su determinati infrastrutture oppure le licenze e così via. Quindi anche non avere questi dati in modalità FAIR ha un costo importante. Ma io ricercatore, perché devo condividere i miei dati? Allora, sicuramente per un fattore di visibilità e di impatto sulla comunità scientifica. Se io riesco a trasmettere, a condividere i miei dati con la comunità scientifica e riesco anche ad avere una certa trasparenza del dato, riesco a far acquisire anche una certa visibilità a quel tipo di dato e la speranza è quella anche di avere un determinato tipo di impatto, cioè migliorare la conoscenza e migliorare appunto ciò che è stato fatto finora nel mondo scientifico. Il secondo è quello della riproducibilità. Molto spesso l'abbiamo scoperto anche con la pandemia Covid-19, la protezione civile appunto ha creato questo repository su GitHub, che è una piattaforma che soprattutto noi ricercatori utilizziamo per condividere pezzi di codice, di software e anche appunto dati,
Ci permette appunto, oltre che di condividere il dato e quindi consentire ad altre persone di poter utilizzare quel dato per poter essere riutilizzato, anche in qualche modo di conservare quel dato. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda l'influenza stagionale, se io riesco a conservare i dati, ad esempio, dalla stagione del 2010 fino al giorno d'oggi, io riesco a capire in qualche modo come in questi anni è cambiata l'influenza. Infatti, quest'anno, ad esempio, ci ritroviamo avendo la possibilità, appunto, di questa apertura dei dati, di poter confrontare la stagione influenzale del 2022 a quella del 2000, ad esempio, a quella degli altri anni, e ci siamo resi conto che effettivamente la stagione influenzale del 2022 è quella che attualmente è più importante, quella più epidemiologicamente parlando, più intensa. Ovviamente questi dati, qual è un altro obiettivo del perché io ricercatore devo condividere i dati? Per l'affidabilità. Se io tengo il dato per me, non ho quella sorta di feedback come dicevamo inizialmente e quindi io non riesco in qualche modo a dare anche una sorta di credibilità al dato, non riesco a dare quell'importanza che invece, se passa attraverso una serie di step di controllo e di check, ovviamente potrà avere. E poi passiamo a uno step importantissimo, che è quello della collaborazione. L'abbiamo capito molto bene con il Covid-19, quando appunto avevamo questa malattia sconosciuta, che la collaborazione era alla base di tutto. E infatti poi successivamente, anche quando c'è stato un po' il timore del vaiolo delle scimmie, anche in questo articolo della Casa Bianca, insomma, si cercava di intimare alle persone a collaborare, quindi a rendere subito disponibili i propri dati di ricerca e le proprie, appunto, scoperte per aiutare la comunità scientifica a trovare delle soluzioni e a trovare, appunto, delle armi per poter contrastare velocemente, il vaiolo delle scimmie e quindi non ritrovarci come impreparati, come è successo purtroppo con il Covid-19. E qui veniamo insomma a tutti i lavori che sono stati fatti in questi anni di ricerca. Allora, pensate bene, tutti questi dati provengono da tante fonti diverse. Abbiamo il database GSAID, che è il database dove vengono condivise le sequenze delle varianti. Poi avevamo l'ECDC, ovvero il centro europeo, no? Che condivide settimanalmente bollettini epidemiologici su varie malattie. Avevamo ovviamente i vari PDF, i report che venivano pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità o anche dal Ministero della Salute quando si è cominciato a monitorare l'andamento delle scuole. Quindi pensate bene, tutti questi flussi, tutte queste notizie, tutti questi dati sparpagliati, quindi che ci piovono addosso e quindi noi non abbiamo una sorta di autonomia e di gestione del dato. E quindi la mia esperienza comincia su questo portale europeo. Sul Covid-19 che è stato lanciato nel 2020 ad aprile ed è stata sicuramente una spinta enorme per i ricercatori perché su questa piattaforma per la prima volta si cercava di aiutare il ricercatore a confrontarsi con altri ricercatori e soprattutto mettere subito a disposizione le proprie informazioni, i propri dati e quindi cercare in qualche modo di scambiarsi delle opinioni, di trovare dei punti di incontro e quindi aiutare in qualche modo la ricerca a camminare velocemente. E da qui appunto su questo portale è stato approvato un progetto che io ho lanciato nei primi mesi di pandemia nel 2020, la piattaforma Covida, dove la piattaforma Covida aveva e ha ancora lo scopo di monitorare l'andamento epidemiologico della regione Calabria, cioè aiutare a non restare imprigionati i dati nei bollettini, quindi nei PDF della regione, ma appunto aiutare al singolo cittadino, al ricercatore a poter maneggiare questi dati, a poterli utilizzare per le proprie ricerche e anche per in qualche modo capire un po' come andava l'andamento epidemiologico e quindi non lasciarsi influenzare semplicemente dal numero. Anche quindi l'importanza di avere il dato per poterlo graficare e quindi poter dare un'intuizione, una sorta di visione dei dati in maniera grafica. Poi un altro, da questo appunto veniamo anche all'importanza della collaborazione, perché poi da questo progetto sono nate una serie di collaborazioni, tra cui quella importante con l'Università di Catanzaro, dove unire l'esperienza informatica con l'esperienza medica è fondamentale perché
appunto due ambiti diversi che convergono per trovare appunto una soluzione importante come il problema di costruire dei modelli epidemiologici in grado di predire l'andamento della pandemia, in questo caso la Calabria. E infatti poi questi modelli che alla cui base sfruttano gli algoritmi di machine learning, cioè degli algoritmi in grado di poter imparare dei dati e quindi per poter ridurre quasi al minimo l'intervento umano, ovviamente da prendere sempre con le dovute precauzioni, perché sono dei modelli che ci danno una stima di come andranno le cose, ma ci danno comunque un'intuizione di come evolverà la pandemia. Un altro importante lavoro, sempre in ottica open data, è appunto questo fatto di aver un po' liberato questi dati del vaiolo delle scimmie, ad esempio, che liberando questi dati poi vengono fuori delle collaborazioni, ma al tempo stesso vengono fuori anche delle pubblicazioni scientifiche in grado quindi di fare in modo che questi dati non restino imprigionati nei PDF o nei repository, ma riescono a conoscere il mondo esterno e poter appunto far scoprire, far nascere delle intuizioni, come è stato in questo caso, collaborando con altri esperti del settore. Da cui poi ne sono venuti fuori dei lavori scientifici che appunto nel caso specifico del vaiolo delle scimmie ci hanno permesso, ad esempio, di monitorare l'andamento della malattia nelle varie regioni italiane, oppure nelle fasi iniziali di una pandemia è molto importante stimare degli indicatori che possono essere, ad esempio, il cosiddetto R-number che abbiamo conosciuto con la pandemia e altri indicatori epidemiologici che ci fanno capire come andrà ad evolvere la pandemia. Un altro lavoro che è stato fatto è quello sulle epatiti, sempre dati che erano pubblicati dall'SCDC, quindi dal Centro di Sorveglianza Epidemiologica dell'Unione Europea, che appunto condivideva questi bollettini epidemiologici, ma ovviamente erano dei numeri che restavano lì, quindi non potevano essere gestiti, non potevano essere lavorati. Lavorandoli poi ne vengono fuori i risultati che vedete in questa figura, ovvero sapere come sta evolvendo la malattia e in quale nazione, infatti. Si può notare in questa figura come quella più pronunciata sia il Regno Unito, con questa barra viola e blu, che è stata la nazione più colpita. Ma noi questo lo riusciamo a capire perché abbiamo i dati. Senza i dati noi lo possiamo soltanto ipotizzare oppure leggere da qualche parte. Ovviamente da questi lavori poi ne sono nati di recente una grande collaborazione con dati.gov.it, dove potete trovare questi dataset che ho utilizzato in questi anni di ricerca, e quindi sono dati che possono essere utilizzati da tutti, dal singolo cittadino al professionista, e quindi utilizzando questi dati appunto si vanno a innescare tutti questi meccanismi di collaborazione, di innovazione e di ricerca che appunto possono portare a un miglioramento del prodotto di ricerca che già esiste oppure che non esiste. Ma attenzione, abbiamo parlato di dati epidemiologici, ma i dati sono importanti anche in altri settori, perché oggi dico che chi ha il dato detiene il potere, lo definisco come il petrolio dei nostri giorni. Un altro esempio di dato che noi tendiamo a utilizzare molto spesso è quello dei social network, perché ci fanno capire le abitudini delle persone, ci fanno capire come alcune dinamiche che senza appunto avere dati noi non riusciremmo a capire e che le aziende sfruttano molto per appunto migliorare la qualità del cliente oppure ricevere dei feedback per appunto vedere dove si possono migliorare determinati processi. Nel nostro caso specifico, l'utilizzo dei social network ci ha consentito, soprattutto di Twitter, di creare e implementare delle metodologie di analisi per quanto riguarda ad esempio l'analisi dei terremoti. Noi sappiamo che è difficile prevedere un terremoto, ma più che prevedere il terremoto, ci siamo focalizzati sul capire come poter aiutare le persone, come poter intervenire per poter appunto aiutare quelle persone che sono in difficoltà, che solitamente si tende, anche quando c'è una scossa di terremoto, noi siamo soliti a pubblicare su Twitter o su Facebook scossa di terremoto. Quindi capire, aiutare anche le forze dell'ordine a intervenire, ad esempio, nell'individuare le zone che sono state maggiormente colpite da una frana, quindi individuare la zona, individuare l'edificio, la palazzina che è crollata, insomma, darci un aiuto e questo lo possiamo fare soltanto tramite i dati. Quindi c'è questa metodologia di collezionare i tweet, filtrare i tweet
in quelli più importanti e quelli meno importanti, e poi cercare di arricchire i tweet localizzando le zone maggiormente colpite dal sisma. E poi, come dicevamo prima, avendo questi dati, noi riusciamo a applicare questi algoritmi di machine learning. Ad esempio, in questo caso, l'utilizzo delle reti neurali ha dimostrato un'accuratezza dell'83% nel riuscire a prevedere quella zona che è stata maggiormente colpita da un terremoto. Un altro esempio, le elezioni politiche. Abbiamo usato i dati Twitter per cercare di prevedere come sarebbe andata l'elezione americana nel 2020 in quegli stati che sono tendenzialmente difficili da prevedere. E quindi attraverso sempre questi algoritmi di machine learning noi riusciamo anche un po' a stimare com'è il sentiment delle persone, quindi attraverso i tweet ad esempio che parlano di Trump, capire se il tweet che parla di Trump ne parla in maniera favorevole o ne parla in maniera sfavorevole, e anche capire come il tweet di Trump poi si va eventualmente a rivolgere all'avversario. Quindi tutta una serie di analisi che noi riusciamo a fare soltanto se abbiamo i dati. E concludo dicendo questa frase di Graham Steele che ci dice semplicemente: pubblicare una ricerca senza i dati è semplicemente pubblicità, Grazie non è Francesco, ciò. grazie, molto interessante. Questo tuo intervento ci ha fatto capire quanto sono importanti i dati per le analisi predittive e poi la fase successiva, no, della cosiddetta data-driven decision, cioè prendere decisioni, no, basate sui dati e quindi su delle evidenze, come dire, certe, condivise e in qualche modo certificate, no, da standard comuni. Bene, grazie, grazie dell'intervento. Abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Abbiamo risposto alle domande direttamente in chat, mi sembra nel corso di quest'ora e mezza. Non ci sono altre domande, ma insomma, abbiamo dedicato più tempo come dire, al confronto, alla discussione, alla presentazione dei singoli casi. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, al prossimo appuntamento che è il 7 febbraio, in cui parleremo di arricchimento e di modellazione dei dati, sempre nell'ambito del percorso di attuazione delle nuove linee guida Open Data, che appunto nelle prossime settimane entreranno definitivamente in vigore. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i relatori, ricordo che nel pomeriggio o appena possibile saranno disponibili i materiali all'interno della pagina Eventi PA del web. Alla prossima. Grazie, grazie a tutti, grazie ai partecipanti e ai relatori. Arrivederci e buon proseguimento. Grazie.